Ciao amici di Bocconi TV! Benvenuti all'ultima puntata per quest'anno di Fatti e Fatti e Salfatti! Farfatti. Lunedì si è svolto l'incontro con il ministro della giustizia Andrea Orlando, organizzato da Bocconi Alumni Association. L'istituzione del Tribunale delle Imprese e la riduzione dei tempi della giustizia civile sono sufficienti ad attrarre investitori esteri? Quali possono essere i successivi passi? Sicuramente il Tribunale delle Imprese è un passo decisivo. Il miglioramento dei tempi è un primo passo, perché credo che si debba, per essere competitivi con altri sistemi, se ne debbano fare altri. In ogni caso sono convinto che cominciamo ad avvicinarci a degli standard che consentono di dire che la giustizia italiana non è più un elemento di disincentivo. Martedì abbiamo partecipato all'evento C'era un ragazzo, ospite Gianni Morandi, organizzato da B-Lab, l'Università e Bocconi TV. 2 milioni e 300 mila persone la seguono su Facebook. Lei si è data una risposta a questo incredibile successo che ha avuto sui social? Guarda, io non me ne rendo conto, ho un'età che insomma è molto lontana da molti che mi stanno seguendo, che sono ragazzini, che sono anche persone che magari non sanno neanche che io sono un cantante. Questo è molto difficile. Ma no, ma sì, magari hanno una mamma, una zia, una nonna che mi conosce. Lei dice sempre che è iniziato come un gioco, però i numeri crescono e forse anche la responsabilità. Non è che forse si è trasformato anche in qualcos'altro adesso? Ci sono entrato dentro, adesso non sono più capace di venirne fuori. Hai venduto 50 milioni di dischi, oppure hai fatto 20 film, oppure fai sold out nei tuoi concerti, sei secondo in classifica là. E conta anche quanti like hai, cioè siamo arrivati a un punto. Lei ha questo principio di pubblicare sempre cose felici, ma rabbia e tristezza ogni tanto, come in tutte le persone, non hanno il sopravvento. Siccome la rete è piena di cattive notizie, di provocazioni, di insulti, la mia pagina forse si differenzia proprio da questo. Sorridono quando vedono la mia pagina, sorridono anche sulle banalità, sulle cavolate. Annunciavo su Facebook che dovevo fare una tournée con Baglioni, che è stata per me molto importante, però non è che interessasse così tanto quanto invece sbucciare i famosi piselli. La gente ha voglia di, secondo me, di cose serene, anche di cose banali, perché forse è travolta da tante cattive notizie. Martedì, Voce Imprenditori Italiani ha organizzato un evento, Il Futuro Siamo Noi, storia di imprenditoria in Italia. Queste tecnologie innovative hanno permesso un'innovazione all'interno dell'assetto. Noi siamo artigiani, la lavorazione è quella che usavano i calzolai nel 1800. Abbiamo la possibilità di fare la prototipia 2D e 3D per la calzatura, quindi dare già al cliente la possibilità di visionare la scarpa, le mesh, i pellami e tutto, prima di realizzarla solo a video. E poi invece, per quanto riguarda le altre lavorazioni, quella per quanto riguarda la creazione della suola, quelle lì no, abbiamo il processo della lavorazione Goodyear tradizionale, classico, e lo conserviamo. Ad oggi puntano di più sulla visibilità e comunque la loro presentazione sul social network, oppure si focalizzano sull'utilizzo di canali tradizionali? Attività di brand reputation bisogna lavorare su entrambi i canali, quindi cercare di utilizzare canali istituzionali per poi avere una ridondanza anche nei canali digitali e nei social network. Quindi in un certo modo sono collegate. È chiaro che tutto il discorso dei social, i nuovi canali, hanno creato delle nuove opportunità, un nuovo audience, abbiamo una tipologia di marketing più misurabile che le aziende apprezzano, perché riescono a capire esattamente dove spendono, dove investono. Giovedì abbiamo partecipato all'evento Youth Speak Forum, organizzato da IESEC Italia. Secondo lei perché sono importanti gli scambi internazionali per uno studente universitario? Perché di colpo si viene trasferiti in un sistema che ha delle prospettive diverse, ti mette in condizione di uscire da un solco predeterminato e di scoprire i tuoi talenti nascosti, delle risorse a cui forse non avevi mai pensato. Il movimento dei maker e i Fab Lab dovevano essere, o forse lo sono, il motore di una nuova rivoluzione industriale in qualche modo. È stato così, e quali sono le nuove prospettive?
grandi disattese, nello stesso tempo grandi speranze. Il mondo dei maker, il mondo dei Fab Lab ad oggi è stato un movimento romantico, molto bello e in alcuni casi anche molto potente. Non c'è ancora un'adesione stretta e una correlazione stretta tra economia e Fab Lab, ma quello che dobbiamo dire tra 20 anni, quando io tornerò qua da sessantenne e voi avrete la mia età, è dire ok, c'era il sogno di fare imprenditori, c'era il sogno del Fab Lab, queste due cose si sono unite insieme, hanno lavorato con l'industria, con il tessuto industriale italiano, con i giovani imprenditori e hanno creato qualcosa di nuovo. Chiamiamola rivoluzione industriale, quarta, quinta, quel che sarà, non lo so. Però ha portato posti di lavoro, entusiasmo, imprenditori, fatturato, assunzioni. Dovrebbe esserci un rapporto più stretto tra programmazione, coding o robotica e il sistema educativo italiano. Dal nostro punto di vista assolutamente sì, così come poi avviene anche in altri paesi. Quello che è importante è che non è sempre semplice da ottenere all'interno delle scuole è far sì che i soldi che magari lo Stato dà alla scuola vengano spesi nella maniera più opportuna, nel senso che spesso la scuola decide magari anche di comprare un robot come questo, ma poi dopo non sanno purtroppo i professori come utilizzarli al meglio, quando invece ci sono delle tecnologie magari più economiche che consentono di fare tantissimo dal punto di vista didattico. In un momento che dovrebbe essere triste, ci teniamo a salutare e ringraziare quelli che ci hanno supportato durante l'anno. Con like, condivisioni, commenti. È stata veramente una bella esperienza. Grazie a tutti. Un saluto a tutti. Ci vediamo a settembre. Non eri serio. Come fa a stabilire se io non sono serio o sono serio? Dimmelo. Cioè c'era mancanza di pathos. Stavi registrando? Youth. Sicura? No. Non ti dovresti lavorare solo per questo. Youth. Ci tengo appunto a ringraziare la televisione, quindi Bocconi TV, che quest'anno è stata veramente una grande famiglia. Ci siamo divertiti tantissimo. E per quest'anno è tutto, con Fatti e Saffatti abbiamo finito. Vorremmo adesso ringraziare chi è stata tutto l'anno dietro la telecamera. Ringraziamo me! Fai il monologo, tipo 40 minuti!